Capita che in certe situazioni si risulti inadatti e potrebbe essere qualcos'altro, eh, ma potrebbe comunque far riferimento a una qualche scenata, ecco, è la cosa eh. che mi stai immaginando è una qualche scenata di fibra che gli altri eventualmente la vedono o l'hanno vista come una cosa un po' imbarazzante, un po' da dire sì, ma Cringe, dalle, me dalle meno andrai in difficoltà e lui invece ti dice no, ma scusa, quando vuoi veramente una cosa poi la rivendi. Se la vuoi la rivendichi. È vero. E dopo questa riflessione lui si dice: Infatti, per questa ragione io sono abbastanza sicuro, forse, forse tu ti ricordi ancora di noi così come io mi ricordo ancora di noi. Tant'è che ho ancora questo portachiavi che mi hai dato, è immancabile per me da portare dentro i pantaloni. Poi probabilmente sta scrivendo tanto di questa, di questa tipa perché comunque fa riferimento alla sua calligrafia, si definisce uno scrittore in via d'estinzione e fa riferimento anche al momento in cui sta scrivendo, che è anche un'altra cosa tipica di fibra del sole e del fatto che mentre scrive fa caldo. Sì, sì. oggi il caldo arriva a temperature assurde, ma anche... Che il caldo dell'estate gli dà fastidio. Sì, in tante occasioni, Fibrant ha fatto capire che proprio non è un fan esatto. del caldo, né dell'estate, né del sudore, né <ride> tutta sta beh, roba beh, qua. Beh. Poi è nato e cresciuto in una città di mare, quindi <ride> sì, <ride> sì, lui preferisce, ma lui preferisce andare al mare quando gli altri lavorano. Comunque. Sì, infatti, infatti, per beh. quello che si è spostato a Milano così <ride> non c'è il sole. Sì. Eh, secondo me quando dice non si è mica tutti eroi né tutti oracoli fa riferimento al film sempre del 99 Matrix che è uscito mm. controllato verso maggio in Italia fa riferimento quindi all'oracolo che era uscito appunto in questo film blockbuster quindi l'avrà molto, molto probabilmente visto e sì miracoli Comunque, per cambiare servono miracoli e ostacoli, è una frase un po' di quelle criptiche sagge, cioè si rende conto che da un lato vorrebbe un colpo di fortuna che lo interpreterebbe come un miracolo, ma dall'altro si rende anche conto che tutte queste situazioni della sua vita, cioè queste sofferenze che lui si ricorda anche, sono degli ostacoli che gli fanno bene. Sì esatto che serviranno solo a farlo diventare una persona più matura Esatto, esatto. Quasi marcia direi Comunque parlando di questa tipa lui dice che, um, che ci sono otto che sorridono e quattro che piangono Tra quelli che rimangono a lei o a queste persone in ogni caso Di ricordi e probabilmente sono ricordi no? otto, otto ricordi sorridono quindi otto ricordi felici e quattro, quattro ricordi tristi allora bristi. secondo me si tratta senz'altro di ricordi perché dice "I ricordi vengono seguendone soltanto un verso tu comunque vivi, penso siano relativi, senza principio, senza fini ma continuativi e invisibili come spiriti e limiti sempre ma tutto questo sempre riguardo appunto i sì, ricordi sì. Sì, sì, e sì, quindi esatto. senz'altro si sta dicendo che di me ti rimangono otto che sorridono E quattro che piangono Quindi sì ci sono brutti ricordi Ma la maggior parte dei ricordi Dovrebbero essere quelli che ti fanno sorridere Ok sì sì eh, Mi sa che questo comunque Secondo me è un'ulteriore pro Prova a sostegno Di questa interpretazione Che sta facendo riferimento A un qualcosa di possibilmente Negativo appunto dicevo prima Tipo una scenata che appunto è stata la sua dimostrazione di volerla visto che l'ha rivendicata ma la, pro che... eh, vabbè, la, prova la prova a mettere in prospettiva dicendo sì ho capito che avrai quattro ricordi che ti fanno piangere sì, però sì. ricordati anche che ce n'hai almeno otto sì, che non fare la donna come al solito <ride> appunto non far scenate cioè comunque renditi conto che io sono uno scrittore in via d'estinzione ragazza sì. Mi fa venire in mente che possa essere stata qualche scena di gelosia o di comunque con una terza persona che ostacolava il tutto visto che dice che non sa come comportarsi in macchina con Nico <ride> qui pensa soltanto a chi tu era più amico. Ah e sì lui è esatto, Mezzo paranoico fare. esattamente come vuoi. Che vuoi secondo me si riferisce alla compagnia in cui era che magari mm -hmm. si facevano le, lo stesso tipo di pare per lui e altre cose ma... Alla fine anche lui si rende conto di essere così verso di loro, cioè di avere queste esatto. paranoie un po', eh, di star pensando di qua dice, qui penso soltanto a chi te era più amico, perché abbiamo certo. già ripetuto amico. due ciak fa, amici amici, poi ti rubano la bici, figurati se non ti fottono la ex. Esatto, esatto. Quindi effettivamente lui sta pensando un sacco a questa persona, o a queste persone, no? Si sta chiedendo ma chi è che è? era troppo vicino a questa persona e, e gli si rende conto però che cioè, è un po' paranoico, eh, si ma è normale a intravedere. lo sa. sa Anch'io sono mezzo paranoico, non è che sono un santo <ride> In ogni caso, c'è una frase che io um, lascerei volentieri anche ai ragazzi che vorranno commentare: e cioè, di Caldi in gamba tu lascia che risponda. E io non l'ho capita cioè non sono abbastanza non sono poi così sicuro dell'unica interpretazione che mi è venuta in mente ma, ma te la giro cioè fare, fa un po' ridere eh, a me viene in mente che lui dice scrivo col sole pa, 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 scrivo a proposito di caldi in gamba che magari è una versione poetica di belle estati mm -hmm. certi caldi che erano in gamba tipo belli Sto scrivendo delle, di alcune estati belle, è un modo poetico un po' più criptico, caldi in gamba. E cosa mi viene in mente poi è che lui eventualmente ha una relazione così estiva con questa tipa, come già si era percepito eventualmente nella canzone Vorrei, perché faceva riferimento sempre all'estate, eccetera, e visto che è una, una località di mare, come ci ricordava anche Francesco. Magari era una turista o comunque qualcuno che piuttosto si faceva vedere in quel periodo. Eh, no? Mi è venuto in mente che potrebbe essere una turista l'altro giorno perché ripensavo al fatto che lui nel ritornello diceva se ti piace andare in Cadillac, si va in Cadillac. Eh. E la Cadillac è una macchina straniera per assoluto, sì. no? Non è neanche di questo eh. continente. È vero, è eh. vero, è vero, vero. vero. Cioè un'italiana magari vorrebbe una... Sì, esatto, un magari vorrebbe il giro nel Ferrarino, Lamborghini, eccetera, ma magari una americana mi piace andare in Cadillac perché è americana o magari lui pensa che lei sì, vorrebbe esatto, vuole dire diventi, una tedesca esatto. ti piace andare in BMW andiamo <ride> andiamo in BMW se vuoi in BMW ma Basta che si spaga, vada. Dai. <ride> va bene. ok e, e quindi io penso che, che dice questo che lui sta scrivendo dei ricordi sta scrivendo degli, delle stati belle e poi continua la, e intanto lascia che risponda e fa riferimento alla marijuana dei bulldog in olanda quindi i negoziati i coffee shop che si chiamano bulldog mm -hmm. fa riferimento alla calma della marijuana e penso che stia pensando o eh, si stia considerando le persone che lo tranquillizzano così come la marijuana di amsterdam lo tranquillizza qualcosa del genere magari questa Persona a cui sta sta, sta sta parlando. Questa tipa è qualcuno che lo tranquillizza lui. Oppure tutto quello che sta dicendo è per dire che lui stesso si rende conto che in certi momenti sbotta e perde la pazienza. Si rende conto che avrebbe bisogno di tranquillizzarsi un po' mm -hmm. e avrebbe più bisogno di più calma. Però, cioè, chi gliela manda la calma dei Bulldog in Olanda eh, deve andare per forza da puscerino. Non lo so. E lui intanto, intanto come altra soluzione sta scrivendo, scrivendo, scrivendo così tanto che si ritrova letteralmente sommerso in parole spesse. E poi comunque lui nonostante stia scrivendo di ricordi si rende conto, e forse per questo scrive una canzone simile, si rende conto che poi i ricordi cioè, potrebbero andare da tutte le parti ma alla fine vanno spesso in un solo verso. I ricordi vengono seguendone soltanto un verso. E mm. forse questo è questo, è lui che si rende conto di come continua a ripensare sempre la stessa cosa, anche se in teoria avrebbe scritto. Eh, fatto sì, di il fatto è che i ricordi almeno io lo interpreto così: che seguono sempre soltanto un verso. Perché a differenza di quello che sarebbe una cosa che non è ancora successa, il ricordo è una cosa che è già successa. Quindi non la puoi cambiare così come com te la ricordi oggi, te la ricorderai domani perché c'è solo una versione. C'è so solo quella versione di ricordo, non la puoi cambiare. È vero. Nel futuro ci sono ancora un sacco di mondi possibili, ma nel passato c'è solo una direzione che è quello che è successo. Punto. Mm, sì, esatto. Eh, sì, sì. Interessante questo. E la... Sì, poi c'è ancora. Vabbè, la prima strofa era più o meno così, no? Poi c'è il pezzo. La notte dinersi. piatta. La notte piatta, e i locali. Eh, esatto. A luna. Mi è, Poi mi è sempre strofa. un bel po' anche se non è, non è la mia preferita di questa canzone. La mia preferita è in fondo a te. Manca solo il caldo sotto le lenzuola. Poetica, sì. ma anche un bel po', <ride> dice, dice quello che vuole dire. Insomma, sì, esatto. Ma quindi abbiamo un fibra che gira tra i locali. Probabilmente una notte prima. Del, del mattino dopo in gratta e gratta, beve un sacco. Non so per quanto regge la, la schiuma. Attenzione eh, perché lui inizia già il pezzo dicendo: È notte le tue frasi reggono un filo. E dopo, nella nell ultima strofa, dice: La notte è piatta e i locali chiudono a Il mio sì, fegato sì. non so per quanto regge la schiuma, eccetera. No? Però può darsi che sia la stessa notte. Sì, sì, probabilmente, è vero, vero. Cioè, non è la stessa, nel senso, probabilmente è la stessa notte, ma lui scrive col sole che filtra attraverso la serranda. Quindi, la stessa notte, no, però, intendo, la stessa notte in cui dice, quelle notte le tue frasi reggono un filo, no? Quindi magari nella stessa notte in cui lui è lì che, non so, messaggia se esistono già i messaggi o, o ripensa alle sue parole, e anche una notte piatta in cui praticamente i locali sono vuoti, chiudono presto. Lui sta lì a bersi una birra perché dice non so per quanto reggio la schiuma. reggo la schiuma. Uh -huh. E quindi mi viene in mente che possa essere la stessa persona. Sì, sì, eh, probabilmente direi di sì. E, e lui poi la, la mattina ha qualche lacuna no, di, della serata prima. E qua c'è una specie di contraddizione perché dice ricordo vagamente ma a scatti e infatti dopo la mattina ho qualche lacuna nei miei ricordi. E più tardi dirà: Ma i ricordi li ho intatti, e capita che in certe situazioni si risulti inadatti. Sembra un po', cioè è una contraddizione se le prendi così, e io per evitare questa contraddizione ipotizzo che Fibra stia facendo riferimento a come di una sera ai ricordi che ogni tanto comunque si perdono un po' per via dell'alcol, ma invece di lei o di questa cosa proprio che non, di cui non riesce a liberarsi. I ricordi lì in quel caso sono totalmente intatti e totalmente lucidi, diciamo, anche se magari non sono proprio lucidi, però lui se li ricorda bene bene. Sì, esatto, e... diciamo che quei ricordi che vuole conservare sì o sì ce li ha, non come esatto. quelli delle serate che si fa lì a bere e dopo non si ricorda la mattina dopo alcune cose. E magari se ne ricorda perfino troppo, e questa è l'altra la, cosa a cui stavo pensando riguardo la frase: Capita che in certe situazioni si, si risulti inadatti. Mi immagino un fibra che, siccome è così tanto in questa storia che ormai è passata, gli amici dicono dalle meno andrà in difficoltà, e lui dice: No, scusa, io voglio dimostrare che, eh, che la voglio, quindi la voglio rivendicare. Fa una qualche scenata proprio per questa situazione che ha sempre stati in testa. Mm -hmm. E si rende conto però che in certe situazioni è un po' inadatto quello che fa, nonostante tutto. E poi la frase, ma insomma che vuoi, molto, molto potente, a me fa venire in mente quelle situazioni in cui o a me, è capitato di trovarmi, però me ne sono accorto meno, oppure un amico ti sta a raccontarti, sì, c'è questo tipo, ba, 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 ba. qualsiasi roba, tipo si sfoga. E però tu vedi che è molto incoerente nei suoi pensieri, perché magari da un lato ti dice, eh sì, non la voglio più, dall'altro ti dice, sì, però la voglio ancora. Sì, sì. Dopo un po' un, un amico tipico a un certo punto ti dice, ma scusa, che vuoi? Cioè, qual è, è il sì. punto? Deciditi. E, e mi sembra che è un po' quella la voce che, che si sente. Ma insomma, che vuoi? <ride> e lì poi c'è questa frase, proprio sentirmi libero senza avere equilibrio. Quindi... Forse è eh, questa voglia di stare bene, quindi di sentirsi libero anche da, da questo passato, però allo stesso tempo lo vuole adesso, non vuole, non vuole ascoltare tutti quei consigli che gli danno le altre persone, magari i consigli sociali del buon senso, de, magari che gli dà la mamma o il papà o gli amici, eccetera, quel, quel tipo di consiglio, vabbè. Prendi una ragazza, sposatela, eccetera, quell'equilibrio tipico, quella stabilità tipica, lui non la vuole, mm -hmm. vuole sentirsi libero, nonostante non, uh, non stia seguendo la corrente, la massa, eccetera, vuole comunque sentirsi libero. E poi continua a desidero, perché secondo me è un mondo unibrido, anche se non ho capito bene come, credo che sia connesso all'idea di oracoli, ostacoli e miracoli, è lui che dice desidero perché secondo me questo mondo è un ibrido. Quindi lui crede che desiderare sia una cosa che può essere utile. Magari pensa che desiderando comunque si può. Cioè, che è qualcosa. un po' come se il mondo ti ascoltasse se lo desideri. E che c'è un po' di libero arbitrio, non c'è solo il destino. Non è solo mm. destino, quindi il mondo è un po' ibrido, c'è cioè sia destino che qualcos'altro, e forse per questo ha senso desiderare anche una cosa che magari agli altri non sembra così ottenibile. E poi fa di nuovo riferimento a questo tipo: no? Se non c'è chi ti consola, quindi c'è adesso che. Sola. E' la, è bella la frase: non guarisci da sola, perché mi fa pensare comunque a una tipa problematica che senza la quale non avremmo neanche un testo così. Perché è una tipa troppo un tranquilla, vabbè, stanno insieme, fibro, poi non c'è niente da raccontare. Invece, siccome è una tipa che, comunque, dovrebbe guarire, magari come ogni persona, eh, però in ogni caso lei, allora crea queste situazioni, no? È buon dire. È un po che tradisce, fibra un, in, un po' incoerente il fibra perché dice nell'altra canzone eh, che evita le storie che gli presentano troppi misteri e poi parla sempre di questa che è così misteriosa. Non, eh, <ride> non dà ma dettagli è misteriosa per noi, magari per lui non è misteriosa, eh, lo perché... so, ma appunto non dà troppi dettagli. Eh, sì, ma perché non si aspettava di essere ascoltato da così tante persone? Forse. Ecco, magari voleva farsi sentire solo da Nico. <ride> solo da Nico e da lei che non si sa come si chiami e basta poi comunque più o meno è quello continua se la vuoi la rivendichi se domani confrontato ad oggi è identico non mento e non dimentico un comportamento autentico qui direi che sta confermando le scelte del passato e sta dicendo io non mi pento delle cose che ho fatto perché quando le ho fatto ero fatto cioè quando le fatto innamorato. ero e hey Giacomo Penso che siano comunque tutte connesse queste cose che dice, che mette fibra nelle varie canzoni. Vabbè, ah sicuramente comunque se tira fuori sempre argomenti simili ci sarà una ragione. Comunque il numero di ricordi è limitato, che poi sì, li elabori in uh, canzoni con testi diversi, magari però parlano sempre di, di ricordi, de, dello stesso ricordo, no? Nella stessa situazione che lui sta provando a elaborare con mille fogli. Mm -hmm. Eh, sì, direi che il momento più poetico comunque è quando dice e da quanto tempo siamo persi dentro questa laguna. Penso faccia riferimento poeticamente alla relazione che ha con questa tipa che non guarirà mai da sola perché ha sempre bisogno di qualcuno sotto le lenzuola. Mm -hmm. È la loro relazione come una laguna e quindi lui anche con questa immagine si rende conto che non c'è una vera soluzione. Però... Continua a ricordarsene comunque Continua a volerlo. Eh il nostro fibra. È proprio un romanticone. Ma sai cosa sarebbe figo? Se tutti questi nostri viaggi, no? Così. Mm -hmm. Sì, okay. Potessero avere almeno in parte una conferma o in parte una negazione assoluta no? che, che lui ci dica, sì guarda ah, dici fibra di proprio Sì esatto, no? che fibra ascolta e dica, 'Micchia, sai che è vero no? Questo, questo, questo è vero ma questa è una cazzata, non è così Nico non mi ha inventato, volevo solo fare la rima Volevo solo fare rima con Dico, ok, okay. mica sarebbe dico, no? <ride> sì Quindi... sì è vero, è vero Beh, è possibile, non, non necessariamente settimana prossima, però chi lo sa. Esatto, no, non è probabile che gli arrivi domani, ma secondo me dovremmo farlo arrivare a fibra, raga. Facciamolo arrivare a fibra in modo che lui ci confermi o ci neghi se quello che diciamo noi sono cazzate o sono cazzate. Ok, io non so come si faccia questa cosa, però se qualcuno che sta guardando il video ha un'idea, no, se prego. qualcuno cugi ha cugini amici a Senegal, ovunque conoscete no. eh, no, un qualche Nico di Senigallia inviate sì. il link. Bella regga.